Ha minacciato di morte la coinquilina, una giovane di 22 anni originaria del Camerun, puntandole un coltello alla gola. Un nigeriano di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti. È successo nella serata di ieri in un appartamento in via Valla, dove i due abitano in subaffitto. Secondo quanto ricostruito, il nigeriano, in seguito a una banale lite, avrebbe riversato sulla coinquilina tutta la sua violenza, stringendole prima le mani attorno al collo e poi puntandole un coltello agli occhi e alla gola. Pare che quella scoppiata ieri sia stata solo l'ultima di una serie di liti avvenute nei giorni precedenti a causa delle avance sessuali dell'uomo respinte dalla giovane. Un 45enne di nazionalità marocchina è stato arrestato dai carabinieri per detenzioni ai fini di spaccio di droga. L'uomo è stato fermato ieri mentre stava vendendo due dosi di cocaina a un pratese. La successiva perquisizione ha portato al rinvenimento di un'altra dose di droga di 175 euro. L'arresto del 45enne è avvenuto nel corso di un'attività di controllo del territorio che nel solo mese di novembre ha portato alla cattura di 5 tra latitanti o persone comunque ricercate per avere conti in sospeso con la giustizia. Un risultato ottenuto grazie al coprifuoco. La drastica diminuzione di persone e veicoli sul territorio ha reso più difficile ai ricercati di spostarsi confondendosi tra la massa. Un rumeno di 25 anni è stato denunciato per ricettazione di oggetti d'oro in osservanza del foglio di via e un nigeriano di 26 per rifiuto di fornire le generalità a pubblico ufficiale. Pomeriggio di controlli nell'area della stazione centrale, quello di ieri che ha impegnato la questura di Prato, il reparto prevenzione crimine di Firenze, la Polfer e l'unità cinofila della Polizia Municipale. Controllo straordinario organizzato come attività di prevenzione delle situazioni di illegalità che si verificano nella zona a partire dallo spaccio e dal consumo di stupefacenti.